È partita. Bene. Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, c'è la consigliera Graziano. Direi di procedere con l'appello. Buonasera, scusate il mio ritardo. Buonasera, buonasera. Partiamo adesso, bene. Buonasera a tutti e a tutti. Partiamo con la chiamata in appello per registrare le presenze. Sono le 18:39. Bertaccini, Presente. Pieti, Presente. Gaiba, Presente. Zagnoni, Presente. Lelli, presente. Adani, in questo momento è assente. Assente. Guglielmi, Presente. Graziano, Presente. Falco. Presente. Benissimo, il numero legale assicurato. Abbiamo collegati con noi il consigliere comunale Stefano Colangeli, la responsabile d'area gestione e sviluppo del territorio Federica Baldi, le presidenti delle municipalità di Bazzano Lorena Ghiaroni e di Monteveglio Fabri Isabella. Buonasera. Bene. Tu fai 39, Silvia? Io faccio Io, 37. secondo me, il mio PC è Ma leggermente avanti. si vede che da Carlo Alberto della chiesa a Viale dei Martiri ci sono 2 minuti, c'è un fuso Faccio il orario 39 da diverso. PC, il 37, il 38 adesso i 40 da PC, il 38 Sei da sul fuso smart. orario così di Sì, Milano non Marittimo. c'è, non ho sincronizzato un orologio. Ok. Niente, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale, è il verbale della seduta del 15 febbraio. Quindi, se non ci sono interventi, direi Bene. di porre il punto in votazione. Prego. Procediamo con la chiamata in appello. Bertaccini, Pieti, Favorevole. favorevole, Gaiba, favorevole, Zagnoni, favorevole, se ne va col proprietario. Lelli, favorevole, Guglielmi, Favorevole. Graziano, Favorevole. Falco. Favorevole. Bene, verbale viene approvato all'unanimità dei votanti. Bene. Passiamo ora invece al punto numero 2, che è anche l'ultimo, rettifica con modifica sostituzione dell'articolo 3 dell'accordo ai sensi dell'articolo 18, legge regionale 20 del 2000 e dell'articolo 11. Legge 241 del 90 dei comuni di Castello di Serravalle e Crespellano, ora Valsamoggia, sottoscritto in data 17-12-2013, protocollo 20-191, aggiornato in data 30-12-2021, protocollo 66-284. Illustra il punto la responsabile Geometra Baldi, prego. Buonasera. Allora, l'oggetto della commissione di oggi appunto nasce da una necessità che ci si è resi conto di un'incongruenza rispetto all'accordo articolo 18 che l'amministrazione di Valsamoggia già nel 2021 aveva comunque visto quando abbiamo fatto un aggiornamento rispetto all'accordo citato anche nell'oggetto del 2013. Quest'accordo tra il comune all'epoca di Castello di Serravalle, che poi è passato ovviamente comune di Valsamoggia, con Immobiliare Porta Castello, Fondazione 2000 e i signori Vaccari Vespri, è stato dato corso all'attuazione e quanto previsto rispetto all'accordo. Ovviamente quindi sono stati presentati il PUA nell'area di Crespellano, come previsto dall'accordo, a spese e a carico comunque dei privati. Nella fase conclusiva a cui stiamo arrivando, nella rilettura dell'accordo ci si è effettivamente resi conto che c'era una piccola incongruenza legata all'area dell'immobiliare Porta Castello nella parte di Castello di Serravalle, cioè a differenza, come nell'area di Fondazione 2000 era stato già previsto l'asservimento all'uso pubblico, ma non la cessione dell'area, che comunque avrebbe comportato ovviamente per l'amministrazione un onere a carico di costi come gestione e manutenzione, ma solamente l'asservimento all'uso pubblico. E la stessa cosa appunto doveva essere prevista anche per l'immobiliare Porta Castello, che invece erroneamente era prevista sulla cessione proprio dell'area.
E direi che la parte, se condividete, vi condividerei la planimetria, che è l'allegato G-Bis, abbiamo chiamato appunto per denominazione, che adesso ve lo condivido, spero. Sto condividendo, sì. È questo che appunto l'area che era quella colorata di verde, che è quella dell'immobiliare Porta Castello, erroneamente era stata messa che ci fosse la cessione, e invece doveva essere come asservimento all'uso pubblico, appunto com'è per la parte gialla che è già prevista come asservimento solamente all'uso pubblico per l'accesso. L'area blu dei signori Vespri Baccari rimane assolutamente invariata ed è invece accessione all'amministrazione comunale. L'area rosa che vedete, quella dove su cui insiste il magazzino comunale anche che abbiamo come amministrazione di Valsamoggia, ed è già di proprietà dell'amministrazione comunale. Adesso vi ho fatto vedere la planimetria proprio perché, a differenza, direi di riuscire a invertire, vediamo, esatto, questo era l'allegato G che è allegato all'accordo modificato e aggiornato nel 2021. Come vedete, le aree appunto della cessione, quindi questa qua verde, era prevista in cessione al comune e invece appunto, come vi dicevo, solamente erroneamente torna invece ad essere solo asservita all'uso pubblico con la modifica appunto che andiamo a fare come mero errore effettivamente dell'accordo aggiornato del 2021. E, appunto per questo abbiamo ritenuto di modificare esclusivamente quello che è l'articolo 3 dell'accordo già sottoscritto, andando a precisare questo, quindi che appunto si rimane all'asservimento all'uso pubblico. E null'altro viene modificato rispetto agli accordi già previsti e sottoscritti. Io direi che come presentazione, insomma, ho finito. Se ci sono domande, sono a disposizione. Ringrazio la responsabile Baldi. Prego, consigliere Graziano. Ecco, adesso come me l'ha spiegato l'ho capito, perché quando ho letto tutto l'oggetto non riuscivo a capire la differenza, insomma, di questa cosa tra asservimento e cessione. Adesso l'ho capita, quindi rimane di proprietà del privato e noi la prendiamo perché ci serve per, non lo so, per passare. Perché è un asservimento? Cosa vuol dire? Ecco. Allora, intanto grazie, mi fa piacere che almeno così la mia presenza è utile nelle spiegazioni. Mi scusi, ma della commissione. No, assolutamente. E cioè rimane l'asservimento all'uso pubblico perché quella lì è un'area, come vedete appunto, sia per la parte della cessione che rimane a noi, che in parte siamo già anche proprietari dell'immobile, diciamo che di per sé come asservimento all'uso pubblico non può essere recintata, chiusa, ma volendo utilizzata appunto dall'uso pubblico e quindi dalla cittadinanza, ecco. Quindi rimane come proprietà dell'immobiliare Porta Castello, ma con un asservimento pubblico e quindi con un utilizzo a scopo anche pubblico e quindi di necessità. In questo modo l'amministrazione non ha l'onere di per sé di quella che è la manutenzione dell'area e comunque la gestione, perché rimane di proprietà comunque privata con l'uso pubblico, con l'asservimento pubblico. Grazie. Prego. Ci sono altri interventi? In assenza di interventi, pongo il punto in votazione. Mi chiedo alla consigliera Lelli di procedere con l'appello. Sì, procedo, sempre chiedendo conferma ai consiglieri Guglielmi e Falco che non parteciperanno al voto. Esatto. Okay. Quindi procediamo con la chiamata in appello per l'approvazione al punto 2 all'ordine del giorno appena illustrato dalla geometra Baldi. Bertaccini. Favorevole. Gaiba. Favorevole. Quieti. Favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lelli. Favorevole. Graziano. Favorevole. Il punto viene approvato con 11 voti favorevoli. Bene. Quindi
abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Io vi ringrazio per la presenza e vi saluto. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani con i membri della Commissione Atti Normativi. Sì. Buona serata a tutti. Buona serata. La seduta è tolta alle 18:48.